Da Montolivo, il 24esimo escluso dell'Italia di Donadoni, il CT ha appena effettuato la sua scelta e ha parlato in sala stampa per spiegare le ragioni di questa esclusione. Gli azzurri partiranno per Baden, quindi senza il centrocampista Viola. Gli azzurri sono rimasti in 23 e questo pomeriggio, dopo gli allenamenti della mattina, ci sarà la seduta chiusa alla stampa. Antonio Di Natale ha parlato del suo futuro all'Udinese, a cui ha giurato amore eterno. Massimo Ambrosini invece ha commentato l'esonero di Mancini, anche se non si spiegano le motivazioni di un cambio di panchina dopo una vittoria eccellente come lo scudetto. Ha parlato anche del neacquisto Flamini, escluso però dalla Francia di Domenech. Parole di incoraggiamento per Gilardino, che a Firenze troverà una piazza che spera in lui e un allenatore che sa valorizzare gli attaccanti. Nell'Aula Magna invece ha parlato Donadoni, conferenza stampa d'obbligo dopo la scelta del taglio di Montolivo. Non sono partito con 24 giocatori sapendo già a priori quello che sarebbe stato l'escluso e quindi ho maturato un po' questa scelta, ma non nella misura in cui il ragazzo non si sia comportato bene o abbia fatto male, perché vi posso garantire che è stata una scelta fatta proprio fino all'ultimo, ieri sera, perché l'ho visto comunque bene, tonico, in ottime condizioni, quindi soltanto per una quadratura un pochettino della rosa che ho fatto questo discorso, ma non c'entra assolutamente niente con qualcosa di legato alla condizione. La Francia è indubbiamente un'ottima, una grande squadra che tutti quanti dicono e parlano, ha ragione, però ci misureremo ancora una volta e vedremo come andranno le cose. Oggi pomeriggio è quella di provare dal punto di vista tattico qualcosa di diverso, quindi vedremo anche oggi la possibilità anche di lavorare in 3-3 in difesa, piuttosto che lavorare con le due mezzapunte più centrate o provare con i due attaccanti e la mezzapunta dietro. Quindi sono tutte alternative.